MotoSpeed CK104 è una tastiera meccanica economica ma di grande qualità. Su Gearbest il prezzo proposto è semplicemente il più basso per una tastiera con questa tecnologia. La tastiera si presenta da design minimale, nessun poggiapozzi o numpad, né particolari accortezze nella lavorazione della scocca, la quale grazie all'impiego dell'alluminio risulta solida e resistente. Il rivestimento più esterno è composto da un frame di plastica che permette il diffondersi della retroilluminazione. Questa sopperisce al design non troppo elaborato grazie alla sua personalizzazione. Tramite tasti di seconda funzione, infatti, possiamo decidere il colore, l'intensità e la modalità di accensione dell'illuminazione. I colori selezionabili sono bianco, rosso, verde, blu, giallo, celeste, viola e RGB, una sorta di modalità croma. L'illuminazione può pulsare, accendersi gradualmente, accendersi solo dopo la pressione, illuminare la zona intorno al tasto premuto e scorrere da diversi colori in modo uniforme e ritmato. Una tale personalizzazione permette di trovare il giusto abbinamento cromatico con qualsiasi altro dispositivo. I Switch o Temo rappresentano un'alternativa più economica rispetto ai classici Sherry. I modelli disponibili sono blu, rosso, marrone e nero. Il modello installato è quello blu, che possiede un punto di attivazione pari a 60 grammi. Un'ottima via di mezzo tra il nero ed il rosso, in quanto rende la scrittura confortevole, regalando prestazioni assolutamente gratificanti anche nel comparto gaming. Vediamo infatti delle accortezze particolari riguardo le 5 retroilluminazioni gaming preimpostate. FPS generici, CF, COD, LOL e modalità Race. Sono presenti anche le classiche funzioni per la disabilitazione della combinazione di tasti Windows e i tasti di seconda funzione per l'accesso rapido al comparto multimediale. La rumorosità di questa tastiera è molto contenuta. Ecco un sample audio. Non troverete tastiera migliore a questo prezzo. Gli unici difetti riscontrabili riguardano il layout non italiano, la mancanza di appoggiapolsi e del numpad. Mancanze che non incidono sulla bontà costruttiva e sull'alto livello di personalizzazione concesso all'utente.